Salve a tutti, sono Massimo Carnio di Valdobbiadene, titolare della pasticceria Villa dei Cedri. Sono qua oggi in Presel per rappresentare un dessert che ho chiamato Alleanza. Faccio parte della squadra come pasticcere, cultore di zucchero e compositore di torta e mignon. Spero vivamente quest'anno di aggiudicarmi finalmente il titolo di campione del mondo. Per iniziare, versiamo l'acqua a 40 gradi dentro la fiordica e mettiamo il tutto nella panna in precedenza semimontata. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Versiamo la mousse all'interno degli stampi. Una volta abbattuta la mousse, andiamo a sfilare l'inserto dello stampo. A questo punto prepariamo il cremoso al cioccolato. Andiamo a versare la fiordica gel all'interno della panna in precedenza riscaldata a 40 gradi. Dopodiché aggiungiamo la nostra lucilla. Emulsioniamo il cremoso per qualche secondo. La consistenza dovrà essere fluida. Lo abbattiamo in negativo per altri 30 minuti. Per il glassaggio utilizziamo la Smart Glaze al lampone con l'aggiunta di polvere d'oro. Andiamo ad estrarre dallo stampo la mousse abbattuta. A questo punto procediamo con il glassaggio. Facciamo stabilizzare il dessert per almeno 30 minuti nel congelatore. Per il cremoso al cocco iniziamo nel mettere la fiordica gel Evolution all'interno della panna in precedenza riscaldata a 40 gradi. Aggiungiamo la vellutina al cioccolato bianco, successivamente il panna crema al cocco, infine la zest di limone. Mi raccomando, grattugiamo solo la parte gialla. Mixiamo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Una volta stabilizzato il cremoso al cocco in frigorifero per alcune ore, andiamo a montarlo leggermente in planetaria per uno, massimo minuto e mezzo. La consistenza dovrà essere ferma ma non troppo compatta. Prepariamo ora delle placchette in cioccolato fondente che andranno posizionate sopra l'anello croccante. Una volta incise le placchette di cioccolato, posizioniamo l'intero foglio nel frigorifero per alcuni minuti. Dressiamo il cremoso al cocco sulle placchette di cioccolato fondente, posizioniamo i lamponi tra gli spuntoncini di cremoso al cocco. Per decorazione, qualche scaglietta di cocco rapé. Mettiamo in forno a 200 gradi della base croccante spolverata su uno stampo in silicone. In fase di raffreddamento, avvolgerla attorno ad un anello di acciaio del diametro di 6 cm. Per la composizione finale, appoggiamo il croccante al centro del piatto. Cospargiamo del crambolé al cioccolato. Appoggiamo la mousse glassata sul letto di crambolé. E per finire appoggiamo nell'incavo del croccante la placchetta di cioccolato. Ecco a voi il mio dessert Alleanza.